Maurizio, che clima si respira però il giorno dopo in casa Stemar? Un clima assolutamente sereno, tranquillo, perché poi noi non siamo partiti per disputare un campionato a vincere, siamo partiti per ripetere quelle che erano le prestazioni degli ultimi anni, arrivare ai playoff, anche perché, e voi lo sapete benissimo, il budget quest'anno è stato ulteriormente ridotto. Rispetto ai precedenti, insomma, rispetto al primo anno di C-Gold, noi abbiamo un budget inferiore di oltre 20.000 euro, Ecco, che non non sono sono pochi, pochi, no. in un budget che complessivamente, lo dico perché se no uno pensa, è inferiore ai 100.000 euro. Cioè, noi siamo andati in finale del campionato di C-Gold. Potremmo addirittura arrivare alla Serie B, che è la terza serie nazionale del secondo sport più importante in Italia dopo il calcio a livello di tesserati. Stiamo cercando di vedere in queste ore se è possibile domenica prossima garantire ai tifosi un po' più di comfort. Ieri, francamente, c'era tantissima gente, voi non c'eravate, ma lui sì, No, io sì. al Pala Rinculci, si è Sì, arrivata alla fine, sì. io per scaramanzia sempre E l'ultima parte posso c'era vedere. tantissima gente in piedi, stiamo cercando di vedere se riusciamo, nei limiti delle nostre disponibilità anche economiche, a vedere se poi si riesce ad installare per domenica prossima una tribuna. Ok, dall'altra Nella parte. parte, Sì. diciamo così, posteriore del canestro all'ingresso, per dare la possibilità almeno a una sessantina, 70 persone di stare sedute, avere almeno 200 posti a Sì. sedere. La sfida contro Visnova, ti aspetti una sfida che andrà alla terza gara, equilibrata oppure... Assolutamente equilibrata, loro sono una squadra che viene dalla Serie B, per Sì. cui è l'unica retrocessa dello scorso anno, ha giocatori di assoluto valore, di categoria anche superiore.